Ciao a tutti, pubblico un video che non tocca le mie corde e che non mi coinvolge francamente, ma sono ormai tanti i signori uomini del canale che chiedono un secondo video sui pugili che per sopravvivere furono costretti a incontri sul ring per il piacere dell'SS che scommettevano su di loro. A Sam, amico fedele del canale che non perde mai un mio video, non voglio dire di no, quindi inizio la mia ricerca per raccontarvi di due campioni della box. Herzko Halft e Johan Trollman, chiamato Gypsy. Iniziamo da quelli che in tanti chiamavano Harry Haft. Il suo vero nome non era Harry, ma Herschel. Tutti però lo chiamavano Herzko Halft. Era un ebreo polacco dalle spalle larghe che nel 1942 venne imprigionato in diversi campi di concentramento per la sola colpa di essere ebreo. Fu picchiato e patì la fame più nera. Ma il suo rammarico più grande era quello di aver dovuto abbandonare a se stessa la sua ragazza, la sua amata Lea. Nel 1943 fu notato da un sorvegliante dell'SS che, colpito da quel fisico magro ma muscoloso e possente, lo addestrò come pugile, facendolo competere in combattimenti all'ultimo sangue davanti al personale militare. Ad Auschwitz, così come in quasi tutti i lager, erano frequenti le prove sportive tra i detenuti, partite di calcio, di pallamano, gare di corse esasperanti, che garantivano ai vincitori una doppia razione di zuppa. Poi c'erano gli incontri obbligati di box, in cui si poteva guadagnare la sopravvivenza, ma solo a discapito dell'avversario, che doveva morire per i colpi ricevuti. Questa era la regola. L'incontro finiva quando uno dei due giaceva sul ring senza vita. Fra l'entusiasmo degli ufficiali, dei colonnelli e generali dell'SS che esultavano perché avevano scommesso fior di quattrini sul vincitore. Per il parere del sorvegliante, il fisico di Herzko era perfetto per la box. Non era molto alto, ma era piantato come una colonna di marmo, nonostante le privazioni, i tormenti e la fame che pativa. Sarebbe stato lui il suo cavallo di battaglia, il pugile su cui avrebbe scommesso grosse somme di denaro. E in cambio di una zuppa supplementare o di una pagnotta, il povero Herzko dovette disputare ben 75 incontri. E su quel ring improvvisato del lager, quell'uomo disperato, chiamato con l'appellativo di Belva Giudea, ottenne 75 vittorie per KO. Per 75 volte salvò la pelle, allontanando da lui la potenziale condanna a morte. La sua speranza più grande era quella di poter un giorno tornare libero per andare alla ricerca di Lea, il suo amore indimenticabile. All'avanzata dell'armata russa sovietica, migliaia di detenuti furono avviati in Germania tramite la Marcia della Morte. Era l'aprile del 1945 quando Haft riuscì a fuggire. Uccise un soldato tedesco e indossò la sua uniforme. Iniziò a spostarsi di villaggio in villaggio aspettando che la guerra finisse. Lo salvarono gli americani e fu proprio in America che per lui iniziò una vita nuova. Continuò a boxare. Sperava di diventare famoso in modo che la sua amata Lea scoprisse che era ancora vivo. Doveva finire su tutti i giornali del pianeta se voleva che la sua donna avesse sue notizie. E fu così che sfidò addirittura Rocky Marciano, campione del mondo dei pesi massimi. Ma il 18 luglio del 1949, all'auditorium di Rhode Island, perse rovinosamente. Grazie però agli articoli di giornale in prima pagina, ritrovò la sua Lea, ma era troppo tardi. Lui nel frangente si era sposato e lei era malata terminale. Ma che vita ingiusta! E passiamo invece a Johan Wilhelm Trollman. Era nato in Germania, era il sesto di 9 figli nati da genitori sinti. Per questo motivo gli era stato affibbiato il soprannome di Gypsy, zingaro in lingua sinti, che lui però modificò in Gypsy con la B,
nome che si fece cucire sui pantaloncini con cui saliva sul ring. Chiamato da tutti Rucheli, ossia alberello, per via della chioma riccioluta e per il fisico asciutto, Trollman era un ballerino del ring. Si muoveva di continuo come in una danza immaginaria, imitando lo stile del grande Muhammad Ali. Sfiancava l'avversario e poi lo colpiva. Muovendo elegantemente i suoi passi sul ring, vinse 4 campionati regionali. Venne selezionato persino per le Olimpiadi del 28 a Stoccolma, ma dovette rinunciare in quanto, a detta della Germania, il suo stile era poco tedesco. Fu invece sostituito da un pugile di Amburgo che lui invece aveva già battuto più volte. Nonostante queste ingiustizie, il nostro Rucheli continuò a combattere e a collezionare vittorie, vincendo nel 32 14 incontri su 19. Ma come atleta non ariano venne inesorabilmente emarginato. Quando si trattò di combattere per diventare detentore del titolo dei pesi medio-massimi, Trollman vinse nettamente ai punti contro il suo avversario che era ariano. Ma il nazista George Radam, presidente dell'Associazione dei Pugili Tedeschi, fece pressione sui giudici affinché formulassero un verdetto di parità. E così avvenne. Ma a questo punto il pubblico si ribellò davanti a questa ingiustizia clamorosa e a Berlino Radam rischiò il linciaggio della folla e di conseguenza fu costretto a dichiarare vincitore del titolo Rucheli, il quale scoppiò in lacrime, non solo per la solidarietà spontanea dei tedeschi, ma anche perché giustizia era stata fatta. Ma Hitler non accettava nella maniera più assoluta che uno zingaro potesse vincere contro un puro ariano e colse il pretesto di quel pianto, diciamo, plateale per penalizzarlo. Definì i movimenti danzanti di Trollman scimmieschi, animaleschi e sentenziò che il suo stile fosse effeminato. Aggiunse inoltre che piangendo aveva assunto un atteggiamento pietoso, in netto contrasto con le regole della boxe. Per ottenere dunque il titolo avrebbe dovuto combattere un altro incontro, stavolta contro Gustav Welder, un pugile fortissimo. E come se non bastasse, gli fu proibito di boxare a passo di danza nello stile di Muhammad Ali. Gli fu ordinato di restare inchiodato al centro del ring, pena la perdita della licenza. Trollman si presentò sul ring con i capelli ossigenati e con il corpo cosparso di farina. La parodia del pugile ariano, come un vero Rucheli, ossia proprio come un albero, rimase piantato al centro del ring, non danzava, non saltellava come il suo solito, non schivava i colpi, ma incassava tutti quanti i pugni di Eder. Alla quinta ripresa, finì a terra per KO, chiaro. E si afflosciò in uno spolverio di farina. Era quello il suo modo di opporsi ai nazisti e ridicolizzarli. Nel 38 gli zingari vennero equiparati agli ebrei, definiti subumani, un pericoloso miscuglio di razze deteriorate, asociali, fannullone. Unica soluzione? Sterilizzarli, in modo che non potessero più procreare. Trollman accettò di essere sterilizzato per evitare l'internamento, ma fu tutto inutile perché nel 42 fu prelevato dalla Gestapo, incarcerato nel campo di concentramento di Neuengamme col triangolo marrone degli zingari e fu addetto ai lavori forzati più pesanti. Riconosciuto però da un arbitro del pugilato, Trollman fu costretto a combattere sui ring allestiti nei vari lager finché gli capitò di imbattersi in Emil Cornelius, un capo, un criminale collaboratore dei nazisti. Ma Trollman inaspettatamente vinse e Cornelius, umiliato, iniziò a covare vendetta finché un giorno lo aggredì mentre stava lavorando e lo uccise a colpi di badile. La sua morte venne spacciata per accidentale, ma grazie a un testimone oculare la verità venne a galla. Trollman morì il 9 febbraio del 1943 nel campo di concentramento di Neuengamme, diventando così un simbolo dell'ingiustizia nazista.
Un abbraccio a tutti, alla prossima. Ciao!